Abbiamo concluso le precedenti puntate occupandoci del Trattato di Maastricht, trattato molto importante che rappresenta una colonna portante all'interno dell'Unione Europea. Tuttavia, già nelle discussioni attorno al Trattato di Maastricht si avvertì l'esigenza di compiere un ulteriore passo nel processo di integrazione europea. Si giunse così nell'ottobre del 1997 all'approvazione del Trattato di Amsterdam. Questo trattato si pose alcuni obiettivi fondamentali: rivedere alcuni aspetti della struttura interna dell'Unione Europea e soprattutto l'architettura istituzionale dell'Unione stessa. Per quanto riguarda il primo aspetto, alcuni risultati importanti vennero raggiunti. Ad esempio, fu istituita la figura dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, poi altri aspetti che riguardano i diritti politici. Purtroppo non fu possibile raggiungere un compromesso per quanto riguarda l'architettura istituzionale, come la composizione della Commissione, compito che venne rimandato a successive tappe. Tuttavia oggi occupiamoci con qualche dettaglio del contenuto del Trattato di Amsterdam. La caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, e la progressiva liberazione dal giogo sovietico dei paesi dell'Europa centro-orientale hanno avuto effetti politici immediati sul processo di integrazione europea. Fra gli interrogativi più pressanti vi era l'esigenza di ridefinire la struttura istituzionale dell'impianto comunitario in previsione dell'ampliamento dell'Unione Europea verso Est. Si trattava di stabilire una nuova composizione della Commissione europea e di definire il peso che dopo le nuove adesioni ogni Stato membro avrebbe dovuto avere in sede di votazione in seno al Consiglio dei Ministri. Nell'estate del 1997 Amsterdam fu sede di incontro dei capi di Stato o di governo dell'Unione riuniti nel Consiglio europeo per affrontare questioni istituzionali ed integrare in qualche punto il Trattato di Maastricht del 1992. A conclusione di una maratona di due lunghe giornate di trattative, terminata alle 4 di mattina del 18 giugno, non si riuscì a raggiungere un accordo sulla composizione della Commissione e sul sistema di voto del Consiglio dei Ministri. Venne deciso di porre mano nuovamente alla questione in termini perentori prima che il numero dei membri dell'Unione fosse arrivato a quota 21. Si decise poi per il 2000. Intesa venne peraltro raggiunta su altri aspetti non secondari. Il Consiglio europeo adottò nella capitale olandese un nuovo trattato, che venne poi firmato il 2 ottobre 1997 dai ministri degli esteri dei 15 paesi dell'Unione europea. Fra le novità significative del Trattato di Amsterdam va ricordato un passo avanti nel dare maggiore visibilità esterna all'azione diplomatica dell'Unione europea. Venne infatti istituita la figura dell'alto rappresentante della politica estera e di sicurezza, figura fatta coincidere con quella del segretario generale del Consiglio dei Ministri. A coprire per primo questa nuova carica venne chiamato lo spagnolo Javier Solana, ex segretario generale della NATO. In materia di difesa hanno trovato definizione alcuni campi di intervento dell'Unione, segnatamente in missioni umanitarie, di peacekeeping e di azioni comunitarie in situazioni di crisi. Venne inoltre rafforzata la posizione legislativa del Parlamento europeo, al quale si attribuirono pure particolari poteri per la nomina del Presidente e dei membri della Commissione. Innovazioni significative sono state introdotte dal Trattato di Amsterdam nei campi dei diritti democratici, della politica sociale e dell'occupazione, dell'immigrazione e della circolazione delle persone. Nel campo dei diritti umani è stata codificata la lotta contro qualsiasi tipo di discriminazione e sono state previste sanzioni contro Stati membri che violino principi di democrazia e i diritti fondamentali dell'uomo. Novità di grande rilievo ha costituito l'introduzione della cooperazione rafforzata, in base alla quale i Paesi membri che lo desiderano possono avanzare nell'integrazione europea senza attendere altri stati non disposti a fare lo stesso. Ciò a condizione che si agisca per realizzare obiettivi dell'Unione e si operi nel rispetto dei principi dei trattati comunitari e del quadro istituzionale unico dell'Unione stessa. Con il Trattato di Amsterdam, dunque, non si è riusciti a dare risposte particolarmente concrete agli aspetti istituzionali dell'Unione Europea, compito che venne rinviato ed affrontato dal Trattato di Nizza del dicembre del 2000, di cui ci occuperemo nella prossima puntata.